amore mio. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Io mi sto preparando, sono nervosissima oggi, adesso vi spiego perché. Intanto mi sono truccata, ho fatto un trucco veloce sugli occhi che fa schifo, cioè sì, è carino, però non come lo volevo io. Ho usato la palette di Serendipity di Melissa, cioè la Serendipity di Melissa Tani, che è bellissima, però volevo fare un eyeliner sfumato. L'eyeliner, come vedete, non vuole venire uguale, quindi rimani così. Sarà la quinta volta che provo a farlo. Io mi sto preparando, oggi metto il primer di NYX, questo è il Bare With Me, che è una base idratante, oltre che primer è anche l'SPF all'interno ed è fantastico. Ha l'SPF 30. Fantastico, questo è già il secondo che compro, l'avevo finito l'anno scorso, poi st'inverno l'ho comprato e l'ho utilizzato poco perché in inverno la utilizzo meno la protezione se sono in casa, solo quando esco, però adesso che arrivano le belle stagioni, tra l'altro stamattina nevicava, ma vabbè, comunque adesso mi sto preparando perché andiamo in paese, visto che su Instagram mi state inondando di foto per quanto riguarda in edicola è uscito delle riviste con all'interno dei prodotti, quindi adesso noi corriamo e vediamo se li troviamo, se sono così fortunata. Intanto vado a usare il mio Skin Realist di Nabla e non metto correttore oggi perché non ne ho assolutamente bisogno, meno male, e come cipria utilizzo la mia Bright Powder Bright di Revolution, che la sto amando, il dupe della cipria di Too Faced, e la sto amando. Comunque finisco di prepararmi e usciamo. E se mi vedrete un po' agitata, un po' nervosa, è dovuta all'eyeliner, perché comunque, caspita, l'ho rifatto 3 volte e non vuole venire uguale. Adesso mi sono stufata e rimane così. Ma quanto è bello, ragazzi! Ciao! Ehi! È immobile, muove un po' le orecchie. E lì ce n'è un altro però di schiena. Ah no, ce n'è un altro anche dietro. Ciao! Ma ciao! Qua ci sono le mucche e un cavallo che mi guarda, tutto super curioso perché sta mangiando e io lo sto riprendendo. Si è girato. Guardate che meraviglia! Qui invece c'è un cavallo tutto bianco che mangia e si nasconde con la testa. Guardate che belli! Sono in strada praticamente, che sto andando in paese, sono super contenta perché con queste giornate belle, tra l'altro stamattina nevicava ragazzi, il tempo è impazzito, però c'è una bella giornata adesso, andiamo. Dobbiamo fermarci in farmacia e poi dobbiamo andare a vedere alla Cry se troviamo qualcosina. E ovviamente mi stavo dimenticando l'edicola. Anche perché questa è Tool Style. Appena uscita dall'edicola e ho preso una cosa a casa, vi faccio vedere. Wow, trovata! Arrivata in farmacia. In farmacia abbiamo fatto oggi 1000 commissioni e adesso cambiate idea, al posto di andare alla Cry andiamo alla Conad. Mi è venuto in mente, ragazzi, c'è il mascara? No, ma io posso uscire senza mascara, ho fatto tutto il mascara e non l'ho messo. No comment. Intanto volevo anche salutare, posso anche togliere un attimo la mascherina in questo vlog, Claudio e Anna Maria Scipione, un bacione, Katia, poi un'altra Anna Maria, Anna Paola e la figlia Isabella, e per oggi spero di non dimenticarmi nessuno. Se volete essere comunque salutati anche voi, commentate giù nei commenti con hashtag salutami e io vi saluterò volentieri.
uscita da tutto, adesso andiamo a casa. Che freddo, sta venendo un vento. E comunque ieri, che era la festa della donna, ragazzi, non è uscito un video proprio... Cioè, no, l'altro ieri, scusate, proprio perché sono uscita col CRI e ci siamo presi un giorno di pausa. Oramai facendo video e poi registrandoli sempre nei giorni dopo ho perso la cognizione del tempo. Io sono sempre nel futuro, ma voi siete nel passato o viceversa. Boh, vabbè, tra un po' siamo a casa. Amore mio, e qua c'è la Xina. Ciao amore. Adesso ti coccolo, perché ho una mano. Ah, mi tiri fuori i dentini. Eccoci qua seduti nella nostra casina. E qua ho il malloppino. Malloppino, due cosine che ho preso. Allora, cominciamo subito. Beh, in farmacia ho preso delle medicine che non ve li faccio vedere perché non mi piace far vedere le medicine. Ho speso 11,60. Poi da Conad ho preso a 1,99€, non c'era una mazza di novità, perché io vado sempre, quando vado in paese a fare le mie passeggiate, entro sempre nei supermercati, ma solo per vedere delle novità, se no non compro niente. C'è! Guardate cosa ho trovato, adesso se li agito ancora un po' li spacco tutti. Ho trovato la novità Limited Edition dei Crisby, o Crisby, perché c'è l'accento sulla I, con crema baci perugina, ragazzi. Crisby Mignon scopre all'interno la frase del cartiglio baci perugina. Quindi noi sapete cosa facciamo? Ne mangiamo uno, poi li daremo tutti a Cri, ma li apriamo insieme perché ne voglio mangiare uno e vedere com'è, perché all'interno c'è scritto, cioè all'interno ci sono le frasi. Ma com'è, un biscotto con all'interno la frase? Non ho capito. Adesso lo apriamo. Ah, vediamo. Però ne mangio uno e poi li faccio sparire e li do a Chris. Se no, per me sono un danno e non va bene. Oh. Ah no, ma che bello! I biscotti sono così, che adesso lo assaggiamo subito. L'ho appena aperto. Ma la frase, scusate perché o parlo o faccio rumore, se non sentite niente, già il rumore di sottofondo, c'è mio suocero fuori che fa dei lavori. È qua la frase, eccola qui, adesso si vede, e c'è scritto: le emozioni più belle sono quelle che non sai come spiegare. Wow, ma che bello, non vedo l'ora di farle vedere a Chris stasera. Questo lo buttiamo. No vabbè, sa di baci perugina, ma che buono! All'esterno cacao classico dei Crisby, o Crisby, ma che buono! E comunque una volta che bevo, che mangio il cioccolato, a me mi viene una sete tremenda, e adesso mi bevo un mio bicchierino, questo qua il Crisby, ho detto non t'azzardare a toccarmelo perché è mio, scherzo, però è buonissimo! È il mandarino verde di Sicilia, che mi chiedete in tanti, ve l'avevo già detto anche in un blog, lo prendo all'MD, mi chiedete in tanti se è gasato ragazzi, forse è l'unica pecca, è l'unica, un po' il contro di questa bevanda, ma è troppo buono, sa di mandarino, sembra di mangiare degli spicchi di mandarino dolce, infatti io quando ho sete bevo questo, ho eliminato la Coca-Cola, l'aranciata, la Pepsi, quello li beve lui adesso, io questo. Buonissimo. Beh dai, abbiamo fatto una mini merenda insieme. Poi andiamo avanti. In edicola manca l'edicola. Questa è la borsa dell'acqua e sapone che mi avevano dato, tipo una shopping bag, che utilizzo sempre per fare gli acquisti quando sono in giro, così non ho mille sacchetti. Infatti adesso la vado a rimettere in borsa. In edicola finalmente ho trovato la rivista Tool Style. L'altra volta quando siamo andati in paese insieme, nell'altro vlog, comunque lo trovate sul canale, uno degli ultimi vlog, eravamo andati insieme e non avevo trovato niente. Oggi, proprio oggi per me, per voi un po' di giorni fa, su Instagram mi ha sito una ragazza, mi ha mandato la foto della rivista Tool Style e mi ha detto: Cati, guarda cosa è uscito questa settimana. Sono andata oggi con voi, come avete visto, e l'ho trovata, ragazzi. La rivista Tool Style con un eyebrow gel di Essence, 1,90€. Spero che la colorazione, l'apriamo subito, spero che la colorazione sia giusta. Ma sapete che vi dico? Che già che non ho fatto le sopracciglia,
Quasi quasi lo proviamo insieme. Essence Eyebrow Gel Color e Shape nella colorazione 01 Brown. Adesso io le ho trovate tutte della stessa colorazione, le ho guardate. Spero che non ci siano altre colorazioni, però speriamo che vada bene. Wow, il pottino. Vediamo subito. Adesso lo voglio subito provare con voi. Ve lo dico subito, ho preso il mio specchietto e vediamo insieme se va bene per me la colorazione. Non l'ho mai provato. Intanto bevo, mangio, oggi ne faccio di tutti i colori. Accendo un po' la luce, scusate se vi spara flash, speriamo di no. No, ok. Allora, tanto oggi non ho ancora fatto niente sulle sopracciglia, rendetevi conto che sono uscita anche senza mascara, ma è il colmo dei colmi. Intanto io le pettino e le tiro verso il basso, perché con un altro pennellino per le sopracciglia andiamo a prelevarlo un pochino. Ah, non è duro, è non morbido, ma neanche duro, una via di mezzo. Il colore sembra giusto, non vorrei dire una cavolata. No, vabbè. Raga. Ovvio, adesso le sto provando così al volo, voglio testarlo per bene, voglio utilizzarlo. Magari faremo anche nel prossimo Get Ready With Me. Non domani, perché domani uscirà un vlog. No, un video dove è venerdì. Sapete che io ormai il venerdì è diventato il giorno del video make-up e quindi proveremo dei prodotti nuovi di NYX insieme domani. Però magari in prossima settimana, venerdì prossimo, faremo dei video. Com'è secondo voi? Secondo me il colore è top. Andiamo a prelevarlo ancora un po'. Scarichiamo bene il prodotto perché non voglio macchioni. Andiamo un attimo a pettinarle. Perché io ho una sopracciglia diversa dall'altra. Le mie, non vale il detto sorelle, ma no. Sorelle ma non gemelle, le mie sono proprio sconosciute tra di loro perché una è più folta dell'altra, quindi devo stare attenta perché sennò, vedete? Sì, però il colore va benissimo, secondo me. Che ne dite? Voi l'avete mai provato questo prodottino di Essence? Fatemi sapere, anche perché se non l'avete mai provato, ragazzi. Questa è l'occasione migliore, correte in edicola perché non so adesso quanto costa questo prodotto, dovrò andare a guardare, ma 1,90 € avete la rivista con questo qui. Troppo carina. Che bello anche questa modella qua. Comunque questo è, adesso dovrei anche fissarlo, ma l'ho voluto provare per vedere la colorazione. Carinissimo. Che ne dite? Ancora un po'. Mi sono rovesciata tutto dappertutto, oggi sono un danno. Io adesso vi saluto, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Noi abbiamo fatto merendina insieme e niente, io vi mando un bacione grande, grande, grande e finalmente abbiamo trovato qualcosina. Perché l'altra volta che l'ho andata in edicola non avevo trovato nulla. Un bacio, i saluti li ho già fatti, quindi ricordatevi se volete essere salutati, ve lo ripeto comunque, commentate giù nei commenti con hashtag salutami un commentino a vostra scelta e qua in alto vi lascio anche Instagram, la Kati Official. Non riesco a prendere il link e metterlo giù nell'info box. Un giorno quando vedrete il link di Instagram giù nell'info box vuol dire che ci sarò riuscita. Fatemi sapere come si fa magari. Un bacione, sono un po' indietro, io non sono molto tecnologica. Ciao!